comunque fortemente condizionata dall'affanno della sopravvivenza che diventa l'elemento fondamentale della scelta di ciascuno e fa premio sull'argomentazione razionale. Argomentazione razionale che oltretutto viene umiliata, se non del tutto distrutta, da modalità di dibattito pubblico quando premiano la manipolazione viscerale o addirittura subliminale. Queste sono le precondizioni perché ci sia la democrazia minima del una testa, un voto. Ora, il tasso di scarto fra questi parametri e la realtà credo che sia l'indicatore fondamentale o comunque un indicatore prezioso per rilevare il grado di commiato dalla democrazia dei sistemi realmente vigenti. Quello che però qui maggiormente interessa è la modalità e i limiti dell'esercizio della proprietà privata che in quanto tale non rientra, come abbiamo visto, fra tali precondizioni. Quindi il problema invece dei limiti da porre alla proprietà privata fa parte di quelle prerogative della decisione sovrana che non sono tutelate al di là delle decisioni dei cittadini. Questo ci dice che c'è un primato strutturale nella democrazia della volontà politica ed eguale dei cittadini rispetto a qualsiasi pretesa proprietaria e manageriale di fare col mio quello che mi pare, che è invece il ritornello che abbiamo sentito costantemente come un dato di fatto nelle discussioni da quando si è aperta la questione Fiat-Fiom in poi. Io in qualsiasi dibattito televisivo ho sempre ascoltato di fronte alla obiezione. Bisogna votare sì all'obiezione, o meglio al pensiero unico che diceva guardate che bisogna votare sì perché altrimenti la Fiat viene portata altrove e si aggiungeva come è ovvio, come è diritto, perché il proprietario ne fa quello che vuole. Io non ho mai sentito qualcuno che rispondesse ma perché è ovvio? Non è ovvio dal punto di vista democratico e non è ovvio dal punto di vista della nostra Costituzione. Non è affatto ovvio. Perché appunto il fare col mio quello che mi pare non è tutelato costituzionalmente come il diritto di sciopero o il diritto alla libera opinione o il diritto alla libertà religiosa o tutti gli altri diritti che sono strettamente connessi a quel principio minimo democratico che dicevo di una testa, un voto. Ecco, ora quello che credo sia dovere di una democrazia è esattamente la diffusione dei diritti costituzionali del cittadino dalla sfera strettamente politico-parlamentare che ruota intorno al momento elettorale a quella della sua esistenza quotidiana, nella scuola, nella fabbrica, nella caserma, nell'ospedale, negli uffici pubblici, nelle redazioni dei giornali, in famiglia. E infine rispetto al proprio corpo. L'elenco che ho fatto è l'elenco degli ambiti in cui si sono svolte negli anni 60 e 70 delle lotte che hanno portato effettivamente all'allargamento dei diritti di libertà di ciascuno in tutti questi ambiti, fino all'ambito del rispetto per il proprio corpo, pensiamo al voto sull'aborto. Tutti luoghi dove invece imperava in precedenza il principio gerarchico più stretto e arbitrario.
Le lotte degli anni 60 e 70 hanno conosciuto sotto questo profilo enormi avanzamenti che, badate però, in una democrazia dovrebbero essere costanti e anzi asintotici, tendere all'infinito. E invece, a partire dagli anni 80, questa tendenza si è completamente rovesciata e l'erosione della democrazia ha anzi assunto dopo l'89 i ritmi esponenziali che sappiamo. E quei temi dell'allargamento della democrazia ai vari ambiti dell'esistenza, a Torino ha trovato nella riflessione di Norberto Bobbio un momento cruciale. Norberto Bobbio, possiamo dire che era, considerava talmente fondamentale questo tema: la democrazia è tale se c'è l'allargamento dei diritti e delle libertà democratiche a tutti questi ambiti. Lo considerava un tema cruciale, quasi ossessivo addirittura, e aveva ragione. Con Berlusconi, da quasi 20 anni, e ora con il combinato disposto Berlusconi-Marchionne, siamo al diapason di questa eclissi distruzione della democrazia liberale, perché di questo si tratta. Tuttavia, se si trattasse solo di una anomalia peculiarmente italiana, io direi che avremmo a che fare con una nostra privata, in quanto di italiani, anche se tanti milioni, di privata sciagura rispetto alla situazione mondiale, e non con un tema teorico-pratico che segni un'epoca. Purtroppo è invece ipotizzabile che la sciagura italiana che stiamo vivendo, ma da cui possiamo uscire, segnata dalla tenaglia anticostituzionale Berlusconi-Marchionne, due personalità in apparenza totalmente diverse da tutti i punti di vista, che però sembrano in questo momento proprio i due elementi della tenaglia, costituisca la tragica avanguardia occidental-europea di un fenomeno globale di impoverimento della democrazia e di sua metamorfosi in un intreccio di dispotismo politico, manipolazione mediatica, liberismo che chiamerei liberismo mannaro, imprenditoriale e finanziario, e infine carico di connivenze mafiose come alla simbiosi, come ci ha ricordato prima un esperto nel ramo. Un passaggio d'epoca, almeno un rischio di passaggio d'epoca in direzione di questo nuovo intreccio tra poteri politici ed economici in eclissi pronunciata di democrazia, che vedrebbe non già, secondo le vecchie teorie di ottimismo liberale e riberista, la Russia e la Cina procedere verso la democrazia politica attraverso la conversione dell'economia al capitalismo, bensì al contrario vedrebbe l'Occidente mantenere competitivo il proprio capitalismo con dosi sempre più massicce di putinismo nella sfera politica, mediatica e civile. Io credo, per esempio, che l'acquiescenza dell'Europa di fronte alla persecuzione antidemocratica del governo ungherese, che oggi ha la presidenza dell'Europa, è più che inquietante, è un ciclopico sintomo di resa, perché appunto di questa persecuzione nel paese che ha la presidenza dell'Europa non si parla e non ci si oppone e non si pone un out a un paese che dovrebbe con la sua presidenza rappresentare l'insieme dei valori democratici dell'Europa. Ora, con la consapevolezza che quindi
Si tratta di un fenomeno che rischia di essere il fenomeno globale della nostra epoca. Torniamo in via finale al processo di smantellamento della democrazia liberale quale sta avvenendo da noi, visto che è il paese dove si è spinto più avanti e che credo può costituire l'Italia un laboratorio, già lo sta costituendo, tanto per la nascita di quello che io chiamerei un equivalente funzionale e postmoderno dei fascismi, quanto però, spero, anche il laboratorio di sperimentazione degli anticorpi di lotta capaci di innescare un risorgimento democratico. Di fronte, il punto centrale credo che sia questo. Di fronte al maturare di questi problemi, la sinistra in Europa è inesistente. Inesistente anche quando vince le elezioni. Io non credo che Blair abbia dato un contributo alla soluzione di questi problemi, perché con Blair abbiamo avuto solo la possibilità di scegliere fra due destre, quella della Thatcher e quella di Blair. E credo che la sinistra oggi in Europa sia inesistente, anche quando vince le elezioni, per una ragione strutturale. Si tratta di forze politiche ormai dalla forma partitocratico autoreferenziale, fondata su apparati in cui esistono solo politici e politica come professione e carriera a vita. Questo tipo Questo tipo di organizzazione, al di là anche dell'eventuale buona volontà che ci fosse in alcuni suoi rappresentanti, questo tipo di organizzazione politica non può contribuire alla soluzione dei problemi di cui abbiamo parlato, perché costituisce parte integrante di questi stessi problemi. La politica come carriera a vita trasforma gli ipotetici rappresentanti di una contestazione, riforma dell'establishment, come vedete parlo sempre in termini squisitamente, moderatissimamente riformisti, trasforma gli ipotetici rappresentanti di una contestazione, riforma dell'establishment e dei suoi meccanismi politico, economico, culturali di potere in attori integralmente assimilati nell'establishment del privilegio. Per questo